Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buonasera dalla redazione, quinto appuntamento con l'informazione di oggi, venerdì 31 ottobre. Paolo Gentiloni è il nuovo ministro degli esteri italiano. Prende il posto di Federica Mogherini, titolare della Farnesina uscente, vista la nomina ad alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea. Gentiloni è alla seconda esperienza da ministro in un governo. La prima fu nel 2006 alla guida del Ministero delle Comunicazioni nell'esecutivo guidato da Romano Prodi. Due i sottosegretari scelti dal presidente del Consiglio Matteo Renzi: Davide Faraone alla pubblica istruzione in sostituzione di Roberto Seggi al Demanio e Paola De Micheli all'economia in sostituzione di Legnini, ora vicepresidente del CSM. Secondo fonti vicine a Gentiloni, la sua scelta è stata maturata solo nelle ultimissime ore. Ancora ieri sera non ne sapeva nulla, la decisione è arrivata in mattinata, hanno riferito fonti a lui vicine. La ministra uscente Mogherini oggi ha partecipato ad un incontro dei ministri degli esteri dei Balcani a Belgrado. In Africa, invece, nello stato del Burkina Faso, è colpo di stato. Il presidente Compaoré si è dimesso, sollecitando nuove elezioni entro 90 giorni. La guida dello stato è stata assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, Traoré, con il compito di portare il paese alle urne. Il presidente francese François Hollande ha fatto un appello per elezioni democratiche in tempi brevi. I cittadini però sono in fermento, le proteste popolari iniziate ieri continuano, centinaia di manifestanti hanno preso d'assalto questa mattina la sede dello Stato Maggiore delle Forze Armate del paese. I dimostranti chiedono le dimissioni del generale Traoré, considerato troppo vicino al presidente Compaoré. Ieri negli scontri sono morte 30 persone, un centinaio i feriti. Cambiamo argomento, torniamo sull'epidemia di Ebola. Fa discutere negli Stati Uniti la decisione di Kaci Hitchcox, un'infermiera di Medici Senza Frontiere che al suo rientro dalla Sierra Leone ha rigettato la richiesta di isolamento volontario avanzata dalle autorità sanitarie statunitensi per accertamenti. La donna in Africa ha curato diversi pazienti affetti da Ebola, ma non avrebbe accusato alcun sintomo. Ciò nonostante, una volta negli Stati Uniti, le hanno chiesto di trascorrere volontariamente un periodo di 21 giorni in quarantena. La donna si è rifiutata, sostenendo che le restrizioni violerebbero i suoi diritti, minacciando una battaglia legale nel caso non vengano rispettate le sue volontà. Questa era l'ultima notizia, per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione, buona serata.